Ciao e benvenuto o benvenuta nel mio canale. Questa è la macchina del caffè vecchissima, ma più sono vecchie e più funzionano meglio. Sono ancora a casa dei miei genitori e vediamo se mio nonno vuole fare un altro racconto dei suoi. Ma nel frattempo, come sempre, sì? Iscrivono. Sigla! Allora. Vogliamo parlare di come si andava a scuola? Vuoi parlarci di come andavate a scuola, i vestiti? Allora, ai tempi miei, quando avevo 7-8 anni, si andava a scuola. La scuola, la materna c'era? Ma te ne sei per andare solo con la gente che aveva i soldi e possibilità. Addirittura c'era un Quindi chi ragazzo. non aveva soldi non faceva la Non materna. l'ho fatto. No, ma la materna non esisteva proprio all'asilo. Non c'era una testa a scuola Il nido, la nido, materna. no. Lì si faceva. Ogni famiglia aveva 4-5 figli. Come facevano a portare la scuola materna a tre robe così? Non esisteva proprio scuola materna, diciamo la verità. Quindi si andava a scuola la mattina, la mamma si alzava, non c'era la bombola di gas e altre robe, cioè, usava i carboni, aveva un tipo di. Scusa papà, dicevi? Allora dicevo che la mamma per allora, noi eravamo in famiglia, eravamo due maschi e due femmine. Purtroppo una figlia femmina è morto molto precoce perché due si sono sparati e mia sorella aveva 12 anni, si è trovata a passare in mezzo a questi due che erano malviventi che si sparavano, l'hanno colpito dietro la testa ed è morto sull'istante. Quindi eravamo io, mio fratello che ha 8 anni meno di me e mia sorella che è del 48. Quindi quando noi andavamo a scuola, due maschi e due femmine, allora la mamma si doveva alzare molto presto. Allora incominciava a mettere accendere i carboni, si chiamava il focolare, sarebbe una specie di focolare, accendeva il fuoco con i carboni e poi c'era il ventaglio che soffiava per armonire la fiamma dei carboni. Poi metteva una griglia di ferro e metteva tutto il pane raffermo sulla griglia e ci metteva una volta la sugna, sarebbe lo Lo strutto, strutto. un'altra volta ci metteva un po' di olio e la cioccolata noi non sapevamo neanche che tipo era di cioccolata. Poi Ma marmellata neanche, non la sapevate marmellata niente. A scuola si davano, quando andavamo a scuola si davano il comune, allora ci davano la rosetta di pane, obbligatoria allora, veramente c'erano gente competente al comune, ci davano le scarpe, Quante volte all'anno le scarpe? una volta all'anno. Vabbè, dai, già buono. Poi tutti i giorni veniva il bidello e portava la rosetta, un giorno la cotognata, sarebbe un tipo di marmellata molto più dura, e un giorno quella lì con i nocciola, la cioccolata si chiamavano con i nocciola e altro. E la mettevamo in mezzo al pane e mangiavamo. Andavamo la mattina a scuola dalle 8 alla 1, tutti i giorni, non E a c'era. pranzo? Poi a pranzo noi andavamo a casa, tutti, però nella classe c'erano solo maschi, erano divisi i maschi con i maschi e le donne con le donne. Poi è successo che noi abbiamo preso di mira a un ragazzino che veniva con l'autista che lo portava a scuola, aveva un grembiule, Dio che ne sa qualcosa, un bello tutto di raso, un fiocco, il colletto azzurro che noi invidiavamo di brutto perché lui con le scarpe nuove, a noi genitori ci davano le scarpe, andavano dal calzolaio, che lo chiamavano lo scarparo, che aggiustava tutte le scarpe, quelle che la gente che non ne mettevano più, le aggiustava e mio padre andava lì e comprava le scarpe nuove. Ma non erano nuove, erano tutte rattoppate. Io per vedere un paio di scarpe,
nuove, le ho viste verso quando avevo 12-13 anni, ma nei 7-8 anni niente, il grembiule se si strappava, la mamma prendeva con la santa buona volontà, dopo aver fatto una giornata di battaglia tra cucinare, lavare i panni a mano, su una bagnarola, sarebbe un catino grande, con la tavola di legno, tutum, 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 e lavava i panni. Col sapone di Poi, Marsiglia. col sapone di Marsiglia, eppure c'era la lisciva, sarebbe, non tipo come sembrava la candeggina adesso, però la lisciva era fatta di stecco come fossero i bastoncini, si metteva nell'acqua, si faceva bollire e tante donne, è successo, tante donne, per la delusione del fidanzato, si avvelenavano con quella lisciva, perché quella lisciva bruciava tutto l'intestino all'interno. Succedevano pure questo, purtroppo. Poi, dopo Ma il tuo che grembiule com'era? Di che colore il grembiule era nero, era? però se vedevano, se credetelo bene, era tutto da rattoppare, perché come si stroppinava qualcosa così, la mamma prendeva e cuciva altra roba. Sia le calze dei piedi avevano un uovo di legno, mettevi il calzino là e tutto, e quei calzini duravano per eterno, non come adesso, si prendono e si buttano. Poi noi non abbiamo mai avuto, come qua adesso i bambini di oggi, non abbiamo mai avuto la pretesa, questo, voglio quell'altro, si mangiava quella che c'era, perché in casa lavorava, non solo a casa nostra, in tutte le case lavorava una sola persona, anche perché allora la più famiglia piccolina era composta da 6-7 persone, 5 figli, 4 figli, più i genitori, erano 6-7 figli e altre robe, quindi i soldi in casa ne entravano pochissimo, quando mai. E si andava tranquilli, con le rispettavamo una parte con una, anzi si dormiva con la porta socchiusa. Se uno si dimenticava di chiudere la porta, non è mai successo niente che c'era il pericolo che veniva di casa. E poi loro, questi qua, che venivano a fare in casa nostra, in casa degli altri? Sapevano che non c'era niente dentro a Che casa, veniva a capito? fare? Quindi Ti portavano via niente. loro sapevano dove Anzi, andare. se lasciavano era meglio, no? Se lasciavano qualche cosa. Loro dove andavano? Andavano già, sapevano dove potevano Sì. andare, perché noi, anche se lasciamo la porta aperta, poi ce Ma la l'avevamo. cartella tua com'era quando andavi a La scuola? cartella componeva una cartella di cartone, diciamo pressata, con una maniglia, sopra una maniglia di ferro, e dentro a questa qua c'era il quaderno a righe, il quaderno a quaderto, il sussidiario, sarebbe il Il libro come libro. di geografia, e un astuccio di legno della Giotto. Pastelli, le matite erano, non i pennarelli, erano di pennarelli, però erano di matita, e quelli là dovevano durare tutto l'anno. Poi sul banco della scuola, noi avevamo non la Bic o la penna come i ricchi ragazzi che venivano, se lo potevano permettere, la penna stilografica. Avevamo la penna, si chiamava la penna col pennino, era fatta con un pennino e con un legnetto dietro là sul banco. Allora c'era pure i bidelli, che erano, diciamo in napoletano, un mariuolo, perché invece di mettere l'inchiostro, quello originale fatto bene, metteva un dell'inchiostro, allungava con l'acqua, e l'altro inchiostro se lo vendeva. Allora quando andavamo a fare i compiti si ammacchiava tutti i foglietti, e E non scrivevi niente. allora avevamo la carta assorbente, era un foglio bianco, che quando tu facevi una macchia sul quaderno di inchiostro, diciamo di inchiostro, di acqua e inchiostro, mettevi con la carta e si assopriva la macchia. E non ci potevamo permettere di strappare i fogli, perché quello era il quaderno e quello dovevi fare. E la carta assorbente chi te la dava? La La carta scuola? assorbente la vendeva la cartoleria, la dovevi comprare. E dovevi comprare la gomma, perché allora se, con la matita si cancellava con la matita, con la gomma. Adesso c'è la penna, la matita, che dietro c'è anche La gomma. il gommino. Adesso non, loro non c'era, c'era la gomma. E poi c'era diciamo, la righella era fatta tutta di legno,
Quella righella me la ricordo, se non si crede, quante mezza le mani quante ne ho prese. Perché non studiavi? Perché non andavo a scuola. Allora il maestro, quando uscivo da scuola, io poi, stupidamente, dove andavo a giocare vicino alla scuola, il maestro mi vedeva, perché per noi il maestro, a noi da maschietta, era il secondo papà. Perché? Allora il maestro ci insegnava veramente col cuore, quei maestri là, non come adesso c'è bullismo. Allora lui vedeva che faceva finta di non vedere, il giorno dopo quando andavo a scuola, non è come adesso che dovevi fare la giustificazione perché non sei andato a scuola, andavamo a scuola, il maestro faceva finta, Francesco. Poi, se c'eravamo due in classe che ci chiamavamo Francesco, ci chiamavo col cognome, allora facevo, vantaggi, vieni alla lavagna. Allora, ascolta, perché non sei venuto ieri a scuola? Professore, io non stavo bene, questo. Ah, non stavi bene? E vieni qua, fammi vedere le mani che non stavi bene. Prendeva la riga di legno, mese di novembre, boom, bah! E ti dava sulle mani tante di quelle botte sulle mani che tuttora che andavo a casa aveva ancora le mani con formicolia che mi bruciavano. Poi addirittura si mettevano dietro la lavagna col granducco portello con le ginocchia. Però noi non ci siamo mai lamentati. Addirittura quando andavo a casa, io con gli altri ragazzi, papà, il professore mi ha facchiato questo. Ah, non diceva neanche il perché, pa, e prendeva atti schiaffo, era conveniente più non dire niente che dirgli che altra roba. Quindi praticamente loro si insegnavano veramente, purtroppo la necessità non c'era di mandarmi alle medie perché come è finita la scuola ho dovuto andare a lavorare, non solo io, con tutti i ragazzi che allora c'erano. E purtroppo questa era la vita, però... Non era attualmente, non c'è un rimpianto, anzi, io ripeto ancora, si stava bene. Delle famiglie che ti potevano aiutare, ti aiutavano, si salutavano fra di loro, si aiutavano. A volte, tante volte, noi non potevamo mangiare qualcosa, c'era una signora a fianco a noi che non aveva né figli, erano benestanti, quante volte si diceva senza, anzi diceva, se non vi offendete vi ho portato un po' di da mangiare, altre robe così, e ci portava lei, ci portava quella che c'era, pasta e fagiolo, pasta asciutta, altre robe, e noi eravamo tanti contenti. Adesso invece non si guarda più in faccia a nessuno, uno si gira di un'altra parte, vanno veloci, c'è mamma l'educazione, c'è tante di quelle cose che non va bene, non va bene, perché adesso è il progresso che fa. Io mi ricordo quando si andava a telefonare col gettone. Uno andava lì, faceva la sua telefonata. Adesso tutti con il telefono in mano, non si può, non si parla più nessuno, altra roba. Sì, il progresso ha portato delle belle cose, sì, altra roba. Però ha portato tante di brutte cose, che i ragazzi sempre con il telefono in mano, non c'è più educazione, non c'è più comunicazione tra persona e persona. Quindi sarò magari anche retoricamente con la mente al passato, però il presente non va bene veramente. Papà, ma il diario ce l'avevi tu? Non avevo il diario, non c'era niente nel diario oggi, domani, tre robe con E occupazione. come facevi a sapere cosa dovevi studiare? Lo studiavi tutti i giorni? La Studiavo tutti i giorni. Il sabato non si andava a scuola. Quindi sabato no. tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 a I mezzogiorno. compiti li facevo tutti in classe. Ah, tutti in classe ti facevate i Facevano i compiti. compiti in classe, lui dava i compiti, poi girava, passava, girava per vedere se stava studiando, se scriveva, se allungava il collo e guardava quello se era fatto bene, non era fatto bene. Ma Quindi... le medie che andava? Solamente chi aveva i soldi? E le medie andavano da quelle che se lo potevano permettere, diciamo, a scuola. L'asilo era per i ricchi, le medie erano per i ricchi, le superiori non se ne parla No, proprio. ma allora l'asilo e la scuola materna, altre robe, non è, non, i bambini, poi non c'era il ciucciotto come adesso, il ciucciotto, cos'è il ciucciotto?
Sapete cosa ci mettevano in bocca i nostri genitori quando uno era piccolino? Prendevano un, come dire, uno straccio così pulito di cotone, riempivano di zucchero, così, prendevano il filo per cucire e mettevano in bocca al bambino, il bambino succhiava tutto lo zucchero. Va bene, poi questo ce lo racconti un'altra volta, va bene? Sì, Adesso, grazie della cortesia. ma E adesso hai raccontato tutto per la scuola? Hai per la scordato scuola, niente? per la scuola questo qua, poi non ci accompagnava nessuno a scuola, andavamo da solo, anche se Andare a erano tornare. andate a tornare, anche se pioveva, c'era acqua, vento così, che papà andava a scuola, andava a lavorare, la mamma stava da fare altre robe così, la scuola E se si rompeva la cartella di cartone, che succedeva? si rattoppava. Pure quella. Allora andavano per la strada, quelle che aggiustavano l'ombrello, non si comprava l'ombrello come adesso e buttano per la strada, c'era l'ombrellaio, si chiamava, che aggiustava l'ombrello, cioè, addirittura c'erano quelle che aggiustavano i piatti, Ah. o conciapiatti, sì. Poi c'erano quelle che E vendeva, come ti rattoppava il cartone, la scuola, allora cartella di aveva un cartone? trapano con la punta così a mano, faceva un buco nei piatti, No, il cart la cartella. Perché la cartella, avevi gli attrezzi, il manico di se ferro, si rompe il cartone lo devi sostituire, e non lo puoi. aggiustava lui, Ah. aggiustava anche i piatti. Va bene, queste cose ce le racconti la prossima volta, va bene? Saranno difficilissime a capire, però sono assistite. Va bene, salutiamo tutti. E grazie della cortesia. Ti ricordiamo, se non sei iscritto, di mettere like, di condividere e di iscriverti. Alla prossima. Grazie. Ciao ciao.